sorgenti dell'Acheronte sono una destinazione stupenda per gli amanti della natura e per chi è interessato a vedere anche una Grecia un po' diversa dalle solite cartoline. Non si tratta del luogo dove nasce il mitologico fiume, bensì di un tratto, facilmente raggiungibile, lungo il quale tante piccole sorgenti si immergono nel fiume già formato. Risalendo le sorgenti si ha la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di enormemente antico e magico. Secondo il mito, Zeus trasformò il giovane Acheronte in acque amare, come punizione per aver dissetato i titani che si erano ribellati al volere divino, cercando di scalare l'Olimpo. Da allora il fiume Acheronte sarebbe un ramo del fiume Stige, che scorre nel mondo sotterraneo dell'oltretomba, attraverso il quale Caronte traghettava nell'Ade le anime dei morti. Era conosciuto infatti con l'epiteto di fiume del dolore ed in tantissimi hanno parlato di lui. Platone afferma che l'Acheronte è il secondo fiume più grande del mondo, superato solamente dall'oceano. Sostiene che scorra in senso inverso e che dall'oceano vada verso terra. Virgilio ne parla nell'Eneide. Catullo lo rievoca come metafora della depressione e ovviamente nella commedia dantesca si tratta del fiume che viene varcato da quelle anime che avevano avuto degna sepoltura. Lo citano anche Omero nell'Odissea, Euripide, Aristofane, Freud nell'interpretazione dei sogni e Shakespeare nell'Otello. Ma perché proprio l'Acheronte? Perché per arrivare al lago Acherusia si doveva risalire il fiume e giunti nella gola le correnti contrarie erano talmente forti e gelide da convincere i primi esploratori che non si potesse o che proprio non si dovesse oltrepassare quel punto specifico. Oggi un tour in questa zona con la risalita dell'Acheronte offre ben altre emozioni. Si possono raggiungere vari punti del fiume direttamente in camper o in auto. Fermarsi in uno dei localini aperti lungo le sponde, mangiare con i piedi praticamente in acqua e riprendere la camminata verso le sorgenti. Potrete decidere di non proseguire oltre, restando a mollo nelle deliziose lagune che si formano in più parti, di tornare verso la foce oppure di partecipare ad una delle tante attività organizzate come il rafting, la canoa, il cavallo. Ci sono anche moltissimi percorsi di trekking per chi ama camminare. Noi siamo partiti prestissimo e abbiamo deciso di risalire il fiume a piedi e di nuotare nelle sue gelide acque rigeneranti, ma qualunque sarà la vostra scelta, siamo sicuri che esplorare il fiume Acheronte, il suo canyon e le zone circostanti sarà un'esperienza unica.